Ho deciso di fare una sorpresa a Loco, ma partiamo dall'inizio. Allora, devo ammettere che fare questi video è sempre complicato, perché vuoi o non vuoi, succedono sempre delle complicanze che fanno saltare le sorprese, i regali, quindi non deve succedere assolutamente niente di questo tipo, non deve saltare la mia sorpresa, ma vi spiego tutto. Loco, ragazzi, per chi non lo conoscesse, è un mio caro amico, è un mio caro fan, perché noi ci siamo conosciuti al Games Week del 2018, cioè, cosa stranissima, raga. Loco, in realtà, prima di essere mio amico, era un mio grandissimo fan nei tempi d'oro di YouTube. E niente, poi alla fine, tra una cosa e l'altra, abbiamo iniziato a sentirci, ha iniziato ad aiutarmi a fare delle mappe. E quindi, cosa tira l'altra, siamo diventati amici e collaboratori di YouTube. Vi dico questo perché? Perché mi ha dato tanto Loco e ci tenevo a fargli una piccola sorpresa, anche se ormai sorpresa, mannaggia, non è. Beh, ragazzi, Loco domani farà l'esame di quinta superiore, quindi ufficialmente entrerà nel mondo dei grandi, perché chiaramente finendo la scuola ha, diciamo, molte più responsabilità a cui pensare, avrà un sacco di cose da fare, ha aperto un suo nuovo canale dove racconterà la sua nuova vita, ma ho deciso che vorrò esserci al suo esame di quinta superiore ed è proprio questa la sorpresa. Purtroppo però, mannaggia, lui sa forse che io vado, perché gli avevo già accennato, poi gli ho detto no, non vengo, no, non vengo, no, non vengo, quindi però pochettino si aspetta che io possa andare. Cosa vuole? Cosa incredibile però, ragazzi, è che la sua ragazza non va, ok? Secondo Loco la sua ragazza non va. Però la cara Alice mi ha scritto su Telegram e mi ha detto: Marci, guarda, io so che potenzialmente tu andrai all'esame di Loco. Non è che possiamo organizzare una sorpresa a Loco, così almeno lui non si aspetta che io ci sia, ma ci sarò. Eccola, eccola, questa è la vera sorpresa, ragazzi. Ce la faremo a fare una sorpresa? Sì, in questo caso sì, perché Loco si aspetta che ci sia solo io potenzialmente domani. Neanche sa se vado realmente, perché mi ha mandato la posizione e gli ho scritto: guarda, Loco, non sono così sicuro di riuscire a venire, perché insomma, traffico, non traffico, raga, vi dico la verità, cioè partire da casa mia per andare nella sua scuola sono 1 ora e mezza, quando in realtà senza traffico sono 40 minuti. Perché questo? Perché ha l'esame alle 8:30 di mattina. Cioè, ma ditemi voi se è normale avere l'esame alle 8:30 di mattina. No, non è normale. Quindi, sorpresa cosa consiste? Ci siamo sentiti con la ragazza di Loco e la andrò a prendere, e quindi la sorpresa sta proprio nel fatto che ci vedrà tutte e due, invece lui si aspetta che ci sia mezza persona. La mezza sono io, perché in teoria non dovevo andare. Quindi, pronti e carichi, ci vediamo all'esame di Loco. Loco, lo sto facendo per te. Ho dormito 4 ore. Sono stanco. Siamo riusciti ad alzarci, a partire alle 6:30 con un anticipo di una ventina di minuti, perché so che per andare a Brescia ci sarà traffico. Bergamo, Brescia, insomma. Quindi, buongiorno, Marci. Arrivato a Rovato, ragazzi, dove incontreremo la ragazza di Loco e siamo pronti per fargli questa sorpresa. Io ho fatto una cosa interessantissima, ho detto al caro Loco che ero in ritardo di circa 5-6 minuti e gli ho detto: ascolta, devi prendere assolutamente tempo perché sennò rischio di perdermi l'esame. Rischio perché ovviamente lui non sa che c'è anche la sua ragazza, quindi raga, la sorpresa sta andando abbastanza bene per adesso, vediamo se ce la facciamo. Bisognerà correre leggermente dopo per arrivare in orario. C'è un unico piccolo problema. Devo fare la cacca. Ce l'abbiamo fatta, raga. Ho recuperato anche la cara Alice. Ciao. E primo piano, andiamo. Ciao, bro. Sorpresa. Lo sapete? Come lo sapete? Non ci aspettavo. Come? Non ci aspettavo. Sì, ma vieni a salutarci, muoviti. Ciao bro, si sta cagando nelle mutande, Loco. È ufficialmente un ragazzo maturo. Tu sei matura. A tutti gli effetti sei maturo. Com'è stata questa? Oh, sai che mi ha fatto venire in mente i ricordi di quando ero io all'esame? Sì, perché quella scuola lì con l'azzurro, con il blu, il bianco. Poi i professori. Oh. Hai fatto il video te mentre facevo qualcosa o no? No, non potevo. Ok, meno Non male, se no potevo. mi arrestano. Come si chiama? La presidente dell'esame fa: non fate niente, se fate video con il penale finite. Quindi alla fine abbiamo deciso di mettere i telefoni in tasca. Però a un certo punto, alle 9:06, è suonata la sveglia. E io ero lì.
Tu hai visto che stavo panicando in quel momento? Sì, ho visto. Quindi niente, dai, oh, andata finalmente fuori da questo sanerio qua, la zio Pera. Adesso diventi un adulto. Adesso andiamo. Oh, no, al Mac di Grumello del Monte. Di Grumello del Monte. Vamos. Cioè, ditemi voi, fa la scelta più giusta della vita, ovvero prende il gelato Magnum Bianco, che è il più buono del mondo, però vuoi anche la granita. Una granita. La voglio far provare al caro Loco come guido. Come cavolo fai? Non vedi niente. Me lo dicono tutti, me lo dicono. Cioè, ma appoggiato stai così? No, no, sono sdraiato io. Non ci arrivo manco. Però è bello, è comodo, eh? Comodo, comodo, però è un po' grande, cioè, proprio dietro. Si vede che se ne è patentato, Loco. Dai, fammi vedere il tuo studio, che non l'ho mai visto. Vuoi vloggare la cacca dei gatti? Sto vloggando e stiamo vloggando la cacca dei gatti che hanno cagato. Per Messico, salve, scusami se ti passo davanti. C'è anche il mio fratello qua con i gatti. Dov'è il gatto? Ciao, ciao, ciao. Loco mi sa che avrà da pulire qua. Ho questo presentimento. Ma il bello è che, ma tipo letteralmente 10 minuti fa, no. Loro cagano tutti dentro la lettiera. Avevano cagato in passato una lettiera, adesso hanno cagato anche sul muro. Hanno cagato sul muro. Ma questa è cacca.